Nel corso delle precedenti puntate, in varie occasioni, ma solo parzialmente, abbiamo fatto cenno a quello che è stato definito il nettare delle cinque terre, ovvero lo Chaketra, il vino passito la cui produzione è consentita solo in alcuni comuni dell'estremo Levante Ligure. Questo nettare, come dicevamo, è composto da uve bosco in prevalenza, ma anche da uve Albarole Vermentino, con l'aggiunta di altri vitigni a bacca bianca. Per scoprire quali percentuali, chiediamo subito l'intervento di Ivano Brunengo. Queste bacche bianche in aggiunta, che cosa sono? Non, come ti ho detto altre volte, buonasera a tutti, nella vigna quando si prendono le barbatelle ci possono essere delle uve diverse. Per evitare di inficiare una DOC solo perché nella vigna uno ha comprato delle barbatelle e su 10.000 ce n'erano 50 di un altro tipo, si può mettere questa dicitura. Nella realtà dei fatti, sono uve bosco Albarole Vermentino. In percentuale 40-50%? No, allora, in realtà non si potrebbe fare più del 40% di ognuna. Come da disciplinare? Di disciplinare, no? Però diciamo che il prodotto uva che si gestisce meglio per quella parte, nell'appassimento e nell'appassito appunto, è l'uva bosco. E quindi credo che i più eccedano in uva bosco, perché hanno questo tipo di esigenza, di un'uva che appassisca in un certo modo. Ecco, non so se vuoi che spieghiamo come si fa subito oppure no. No, ci arriviamo tranquillamente. No. Intanto, Chaketra, lo Chaketra del Ponente, ormai l'abbiamo detto in mille salse, è ben diverso da quello, sì, delle Cinque Terre, ma anche la denominazione, derivazione genovese. Mentre da noi Chaketra vuol dire schiaccia e tira, trae, sì, da quelle parti là invece vuol dire... No, è scritto anche in un altro modo, è proprio scritto Chaketra, Chaketra, schiaccia, dialetto, sciacca e tira via. Chaketra da quelle parti vuol dire schiaccettare, che in realtà è la schiaccettatura, cioè quando l'uva è appassita, per poterla vinificare, si schiaccetta, si deve schiacciare, si deve rendere una poltiglia in modo che fermenti, e credo che sia dovuto a quello. Come tipo di... Parliamo di una tecnica che ha origini antichissime, risale all'VIII secolo, ad opera dei greci. Non è mutato niente in questi secoli? Veramente, non è mutato. Sembra assurdo, ma non è mutato. L'unica cosa che è mutata, forse, i mezzi di trasporto. Allora erano a dorso di mulo o a spalla, e adesso c'è quelle teleferiche, quelle monorotaie che aiutano un pochettino i contadini. Ma in realtà, da un punto di vista tecnico, non è cambiato niente. Ed è quello che è incredibile. Praticamente è un sapore antico, lo Chaketra, che noi possiamo assaggiare. Lo stesso Chaketra o similare che assaggiava Papa Farnese quando passava da quelle parti. Sai che la volta scorsa ti abbiamo parlato di sommelier, eccetera. Lì c'era un bottigliere reale che si chiamava Sante Lancerio, che era il bottigliere, cioè quindi il sommelier ante litteram di Papa, sì, Farnese, che andava nelle zone dove sarebbe passato poi la carovana papale a scegliere cibi e vini più che altro. E questo era una delle tappe fondamentali del passaggio. Che lo Chaketra, se ricordo bene, in letteratura è anche stato cantato, tra virgolette, da poeti illustri. Sicuramente, no? Anche perché ha l'età che ha, nel senso che ha la storicità, la storia che si porta dietro, e poi è un vino decisamente interessante da un punto di vista gustativo. E allora, dove fare il vino non era così semplice, o meglio, i risultati che si ottenevano non sono quelli che otteniamo oggi. Il vino dei Romani ovviamente oggi sarebbe imbevibile, infatti loro, per poter essere bevuto, lo addizionavano ad altre cose, miele eccetera. Questo non aveva bisogno di essere addizionato a nulla, perché usciva fuori un prodotto per quei tempi eccezionale, ma anche per oggi eccezionale. Che poi anche oggi, al di là della monorotaia a cui tu facevi riferimento, non è cambiato niente. Non è cambiato niente. Le vigne sono esattamente quelle di allora, forse qualche muretto in meno perché è caduto ed è più difficile metterli su. Allora la manodopera costava meno. Si vinifica e si produce l'uva più o meno allo stesso modo. Allora, come ti ripeto, la portava in un certo modo, adesso si porta in un altro, però va a finire sempre negli stessi posti, cioè dentro delle
dei capannoni o baracche quasi, se vogliamo, dove l'uva una volta vendemmiata viene o appesa dei fili all'ombra, oppure messa su dei telai autocostruiti di rete o di canne, o allora sicuramente erano canne, non rete. E dove si fa una cernita continua dell'uva che si ammala, nel senso che non appassisce bene ma marcisce. Quindi questo è il lavoro continuo che si fa dopo che è stata effettuata la vendemmia, un continuo andare a sanare l'uva. Io in apertura ho parlato di soltanto alcuni comuni dell'estremo Levante, sono Sì, poi sono quelli delle Cinque le Cinque Terre. Sì. Terre. E adesso non vorrei dire se ci sono anche dei limitrofi o dei pezzi di limitrofi, ma sicuramente quelli delle Cinque Terre. È la seconda DOC della Liguria, lo Sciacchetrà, dopo Come? il Rosese, Sì, giusto? nel 73 e nell'altro 72, c'è un anno di differenza. E il Sì. disciplinare è severo? Il disciplinare è severissimo ed è storico, cioè il disciplinare è dettato dall'impossibilità di far diversamente, secondo me, anche da un punto di vista tecnico. Cioè, Quindi regole ferree, regole guai a ferree, trasgredirle. guai a trasgredirle, e anche perché beviamo veramente oggi gli stessi prodotti che bevevano allora, nel senso molto simile, ecco, voglio dire, è uno dei pochi vini, credo, che ha mantenuto Un'antichità così reale. una realtà antica, se mi passi il termine. Senti, il periodo della vendemmia è quello degli altri vini o differisce? No, è quello degli altri vini, solo che, come al solito, per le uve destinate ad appassimento si deve andare a cercare l'equilibrio acido giusto, nel senso che deve essere vendemmiata l'uva quando l'acidità ha ancora una certa freschezza, ha ancora una buona base, perché più di altri un vino che avrà poi delle gradazioni alcoliche intorno ai 15 gradi e avrà un residuo zuccherino importante, vuol dire un zucchero non fermentato che rimane lì, se non avesse un'acidità importante anche lei, il vino alla beva sembrerebbe solo dolce e non imiterebbe, no, non avrebbe le caratteristiche che ha questo vino. Quindi l'unica differenza è Hai questa. appena citato le uve bosche, che diciamo è la Sì. base. Ma perché il vitigno bosco si presta in modo particolare? Ma Per quale motivo? è una questione di buccia, Di scusami. buccia? Sì, è la Non è buccia. di grandezza, né di colore, né di. Ha una buccia che ha la possibilità di essere appassita senza che si ammalori, ecco, mettiamo come se andiamo a vedere in altre zone del mondo dove si fa un altro vino appassito, o meglio, sì, dolce, che è il Sauternes, che si fa con il Semillon Blanc, usano il Semillon in maggior parte perché è un'uva dove la buccia riesce a creare l'osmosi giusta della muffa che gli si viene a portarsi sopra e quindi permette di estrarre l'acqua dall'interno dell'acino in modo che si concentrino gli zuccheri. E questa è una similare con il nostro bosco. Mi viene facile farti la domanda, dalla Francia all'Italia, un passito piemontese, tanto per citarne uno, e lo Sciacchetrà nostro, in cosa differiscono, se c'è qualche differenza? Sì, beh, il nostro Sciacchetrà, come il Sauternes che ti dicevo prima, non è dato da uve aromatiche. Sono uve o semiaromatiche, normalmente semiaromatiche, cosa vuol dire? Che non hanno un'aromaticità peculiare. Mentre il Piemontese, che sono quasi tutti fatti o di moscato bianco o di bracchetto, sono prodotti da uve aromatiche, come ad esempio i vini siciliani, i passiti siciliani, sono fatti da uve aromatiche, Ce l'hanno già dentro, all'interno. hanno un'aromaticità particolare che quindi porta nel vino quelli che noi chiamiamo sentori primari. Che cosa sono? Sono i sentori della bacca, dell'uva che poi ti ritrovi nel vino. Qua invece stiamo parlando di un'uva che non ha dei sentori suoi, ovviamente, ma non sono quelli che poi andrai a scoprire nell'appassimento, nella trasformazione. E Quindi, questo. secondo me è molto diversa la cosa. Certo. Senti un po', l'affinamento in legno varia da un minimo di, mi pare, 2 o 3 anni, a un massimo di 10-15 e anche oltre, però. Allora, il disciplinare dice che la tipologia passito deve avere 12 mesi.
minimo 12 mesi, non di legno ma di invecchiamento, cioè, mentre invece la tipologia riserva ne ha almeno 36, deve stare 3 anni in invecchiamento. Però una bottiglia può durare quanto tempo? Non ha tempo, secondo me non ha tempo. Se, cioè, e non si guasta. Ecco, sì, dobbiamo sempre ragionare sul fatto, sì, ma non tutti gli anni sono la stessa vita. Sì, ecco, certamente. Nel 2015, ad esempio, dove c'era stata una maturazione che tutto andava bene, io credo che potrebbe essere un anno che duri, che ha la possibilità di durare 30 anni. Senza addirittura? Sì, un cognac? Ma sono cose diverse, però. Sì, ho capito, però come invecchiamento. Sì, invecchia come un barolo, ecco, mettiamolo. C'è un dettaglio non trascurabile. Queste bottiglie, che poi sono bottigliette, sono mezze bottiglie, giusto? Sono mezze bottiglie perché per una questione anche di costi, sì, costi. Quindi da un minimo di 30-40 euro, massimo di oltre 150 sì, euro? Sì, 35 e 125, direi 130-140 euro. Come giustifichi il prezzo? Ma il prezzo è giustificato solo dalla fatica che fanno a farlo e da che cosa? Dal decadimento del prodotto. Cioè, noi partiamo da 250 quintali d'uva. Per fare 20-25 mila bottiglie da 3,75, quindi se fai conto che 250 quintali d'uva in un altro modo ne fanno metti caso 25 mila grandi, qui ne fai 25 mila piccole, ma non ci si arriva neanche. Si fa normalmente la resa è del 40% rispetto a un vino normale. Quindi se una bottiglia già costa 12 euro, quella lì deve già costare 24, per capirci, no? Certo. Poi il lavoro che si fa, il lavoro è infinito qua, cioè nel senso che si lascia passire, si passa ciclicamente a fare una scelta degli acini perché quelli ammalorati vanno buttati via. Una volta poi si prende, si deve pigiare, si pigia all'antica, qua non si usano pigia da raspatrice, eccetera. Quasi tutti i produttori del consorzio di produzione loro pigiano o con i piedi, come si faceva una volta, addirittura, o con dei pestelli diversi. Questo mi è stato detto il giorno che sono andato per un convegno e ho avuto l'occasione anche di assaggiare dei vini antichi, come li definivi tu prima, per cui ti dico, ho assaggiato dei vini che avevano 12, 13, 14 anni, che erano straordinari. Ma veramente straordinario, sembravano fatti, cioè no, già un passito ha la sua durata molto più elevata di un vino normale, logico, no? Però questo aveva la freschezza, la prontezza, la facilità di essere bevuto, incredibile. Ma questa produzione illimitata dipende dal fatto che è drammaticamente difficile produrne tante o perché il territorio di più non può offrire? Guarda, io credo che prima di tutto ci vuole un know-how particolare per costruirle, cioè per farlo, questo vino. Know-how inteso proprio storicità di costruzione del prodotto. Se mi passate il termine, so che non è bello, però non si costruisce, si fa, però ecco, come si fa il prodotto? Ci vuole una storia, devi sapere veramente quando intervenire, perché altrimenti ammalori tutto, butti via tutto. E poi ci vogliono anche degli spazi, nel senso che non è che puoi mettere ad appassire le uve in qualunque posto, le devi mettere ad appassire dove? Dove prenda la brezza del mare, ma non prenda l'umidità, prenda la brezza di terra, ma non prenda l'acqua. Quindi ci sono pochi posti anche dove poter fare questo vino in maniera naturale. Non puoi prendere questi prodotti a farli appassire in che cosa? In capannoni standard, in armadi, per dire, costruiti apposta per l'appassimento. Non si otterrebbe l'uva che si ottiene, non si otterrebbe il vino che si ottiene. Chi coltiva e produce Chacetra non fa altro o produce altri vini? No, fa anche altro, sì, sì, sicuramente. Fa anche. Può esserci qualcuno che fa solo quello, adesso io sinceramente di tutti i 20 che sono, 25, non lo so, però normalmente sono, producono anche il 5 Terre secco, normale, diciamo il 5 Terre che è come i nostri pigliati vermentini, per capirci. Entriamo un po' nel dettaglio e cerchiamo di scoprire quali sono le caratteristiche organolettiche di questo vino. Si può chiamare vino? Sì. Certo, è un vino, assolutamente è un vino. Profumi, sapori? Profumi, allora, il colore, tanto per cominciare, colore. È quasi tutto ambra, color ambra, dal dorato
al più scuro, ecco, che muta a seconda dell'invecchiamento? Dell'invecchiamento, dell'anno. Sicuramente l'invecchiamento tende sempre a scurirlo, scurissimo, a ossidare. Ovviamente l'ossigeno fa scurire. I profumi sono incredibili, dallo zafferano al caffè, per capire, della moca, proprio incredibile, note di polvere di cacao anche, poi dirla così sembra di raccontare veramente una favola, ma in realtà è così, frutta disidratata, non tanto lo zibibbo, cioè non tanto l'uvetta come succede per i vini siciliani, quanto più l'albicocca, a volte la scorza d'arancia. Anche miele è possibile? Anche miele, sì. Questa gamma di idee, cioè di suggestioni ci sono tutte. E tutto questo avviene dopo che sono state pigiate e sciacchettate? No, beh, no, ecco. Perché la bacca originaria tutto questo non ce l'ha, come no, dicevo ce l'ha, prima. Ce l'ha, ma lo raccoglie anche dall'appassimento. Quindi quando ti dicevo la brezza del mare che alla sera porta su il salino, questo comporta la trasformazione di alcuni acidi che sono nel vino, di alcuni aminoacidi che sono, scusa, nell'uva, che li portano poi ad ottenere questi prodotti che sono unici. Lo erano allora, lo sono adesso, capisci? Hanno provato a farli da tante parti, ma lo sciacchetrà così com'è, con le sue caratteristiche organolettiche, gustative e di facile beva, nel senso che i vini dolci, se mi passate il termine, tutti, hanno bisogno di che cosa? Di un equilibrio, perché altrimenti è solo dolce. Magari ti piace al primo sorso, ma poi non riesci più a finirti il bicchiere. Questo è un vino che ha dei costi mostruosi, dovuti al fatto che ti ho detto, che abbiamo detto, ma in realtà se in duo una bottiglia da 3,75 sparisce, perché non ti accorgi dell'estrema dolcezza che ha. Però non è quel dolce... Dire che stanca. Che stanca, disgusto, ma insomma. No, che stanca. Questo è un vino che ha un dolce che mano a mano poi lo abbini, magari certo. Gli abbinamenti classici, formaggi dolci? Sì, formaggi stagionati, aromatici, tipo arborinati, tipo bleu oppure gorgonzola importanti, ecco, non morbide, ecco, quelle gorgonzola abbastanza friabili, secche, cioè asciutte, per capirci, e poi dolci, normalmente dolci secchi, qua stiamo parlando di dolci secchi, magari un dolce alle mandorle, alle nocciole, sarebbe veramente l'abbinamento più perfetto. Comunque non è un vino da fine pasto da sorseggiare, va accompagnato? No, anche da fine pasto. Anche da fine pasto? Sì, ce la fai benissimo, guarda. Ma pensa. Sì, ce la fai benissimo. Proprio perché il discorso che il dolce dell'equilibrio, non ti stanca sì, mai. Sì, come il discorso dell'equilibrio. Restiamo ancora un attimo, anzi, restiamo nel Levante Ligure, che è terra di vini altrettanto prestigiosi. Ti cito i Colli di Luni, le Colline di Levanto, il Golfo del Tiguglio, le Cinque Terre, ognuno con le proprie eccellenze. Sì, sì. E quindi parliamo di un territorio che produce tutto questo? Sì, specialmente Colli di Luni. Non che gli altri vanno benissimo, fanno prodotti di qualità, ma sono limitati, nel senso che hanno proprio anche una morfologia di territorio tutta attaccata alla montagna, per cui non si hanno neanche la possibilità forse di avere modo di assaggiarli tanti vini, perché vengono consumati sul posto o giù di lì. Mentre invece Colli di Luni è la zona importante, dal punto di vista di quantità di prodotto è la zona dove si produce più prodotto della Liguria, la DOC Colli di Luni, dove il vino principe è il Vermentino. E oltre il principe cosa troviamo da quelle parti? Beh, come avevamo detto l'altra volta, avevamo il ciliegiolo e altri vini rossi che hanno base sangiovese, perché siamo veramente a cavallo con la Toscana. No, siamo a cavallo, perché la DOC Colli di Luni arriva fino nella provincia di Massa, quindi è proprio Toscana e Liguria insieme, anche perché se tu vai da quelle parti ti credi di essere in Liguria, invece stai attraversando un pezzo di Toscana, poi sei di nuovo in Liguria, eccetera. Tra Ortonovo e Castelnuovo Magra ci sono questo tipo di realtà. Però quando parliamo in definitiva di quelle parti, delle Cinque Terre in modo particolare, possiamo soltanto citare il Vermentino e lo Sciacchetrà. Allora, le Cinque Terre possiamo citare il Cinque Terre secco.
che è fatto esattamente Bosco Albarola e Vermetino in percentuali, magari dove il Bosco rimane un po' più diciamo in minoranza in quel caso, e magari c'è più Vermentino, per ecco, capirci. Ma non è un Vermentino. Ma non è un Vermentino, è un Cinque Terre, è un Cinque Terre assolutamente, è un vino diverso, ma ha anche delle caratteristiche diverse, prima di tutto perché ha delle bacche dentro diverse, eccetera, e poi perché veramente là sei veramente sul mare, nel senso che se ti scade un sasso cade a bagno. Ecco, insomma. Non so se è un modo di dire o se corrisponde a verità, ma questi vini dell'estremo Levante da noi nel Ponente non arrivano così massicciamente come uno potrebbe pensare. C'è un motivo? No, c'è lo stesso motivo per cui non arrivano molto, molto neanche i nostri del Ponente nel Levante. C'è un c'è po'... una guerra fra poveri? Ma non è una guerra fra poveri, è una questione di come posso dirti, come dicevo prima, è facile che il nostro vino, almeno qualche anno fa, era così, si consumava sul posto. Per cui adesso ci sono cantine che producono un certo numero di bottiglie che non solo lo danno alla ristorazione locale, ma lo trasmettono e lo trasportano all'estero, più che se non in tutta Italia, sicuramente in America. Addirittura adesso si sta parlando di Cina, del Giappone, ci si è già andati, in Canada, eccetera. Non lo so, diciamo che normalmente non tutti, è una questione anche di commerciale, inteso proprio come di uomini, di rappresentanti. Normalmente i rappresentanti locali non hanno magari una cantina del Levante, come quelli del Levante hanno una cantina del Ponente, e trasmettono quello e trasportano quello. Non vogliono fare una grossa commistione come posso dirti, non guerra tra poveri, ma abbiamo già il nostro Vermentino, qualcosa del Levante lo assaggiamo anche, che è diverso, e poi magari lo descriveremo anche. E anche una scelta di mercati alla fine, perché sì, poi, quello che stavo tornando dicendo. allo Chacé Trat, è universalmente conosciuto. Sì, beh, lo Chacé Trat è universalmente conosciuto, ha dei problemi di quantità, non se ne produce, e poi ha anche l'altro problema, i costi, ma nelle enoteche migliori d'Italia lo Chacé Trat si trova, quindi, e si vende, quindi non è un problema. Quello sì che è un vino che è sempre stato diffuso abbastanza, perché c'è proprio una richiesta di prodotto, perché è un vino talmente particolare che il mercato lo conosce e lo richiede. Senti, siamo quasi in conclusione. Sì. So che tu hai portato, è meglio dire, una bottiglia dell'estremo Levante che oggi custodiamo. Diciamo, perché l'hai nascosta così? Per non farmi capire di cosa parliamo? Sì, l'ho nascosta perché non abbiamo avuto contatti con tutto il E Levante, quindi. per cui non mi sembrava bello far vedere una rappresentanza sola. Magari ci capiterà l'occasione di essere chiamati dalle cantine. Ti ho portato una bottiglia che noi abbiamo usato come associazione una sera in cui abbiamo fatto una serata a bottiglia coperta, così voglio dire, di Vermentini del Ponente e del Levante. È risultato essere Quindi un sappiamo che buonissimo. è un È un Vermentino questo, Vermentino di Colli di Luni. di Colli di Luni, quindi il meglio che ci possa offrire la zona. Anticipiamo Sì, uno dei meglio che posso offrire la zona, sì. qualcosa su questo Il Vermentino? Vermentino, ecco, l'unica cosa che posso dirvi, che voglio dire, perché è giusto, è diverso dal nostro Vermentino per una questione proprio di disciplinare. Cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro Vermentino nella DOC, lo sapete, l'ho detto mille volte, il 95% di Vermentino e il 5% di altre bacche presenti, a bacca bianca presenti in vigna, ma quasi sempre è solo Vermentino al 100%. Nella DOC Colli di Luni, essendo una DOC interregionale, c'è la possibilità proprio nel disciplinare di aggiungere a questo Vermentino anche la Malvasia di Candia e del Chianti, che è una Malvasia, appunto, un prodotto semiaromatico, e che cosa anche del Trebbiano Toscano. Quindi è un'altra uova. Cioè, Quindi vuol quindi dire che col nostro non c'ha nulla a che no, vedere. non è che non ha nulla a che fare, ma lo assaggerai, ti renderai conto, ha decisamente delle caratteristiche diverse.
È anche più giallo, o mi sbaglio? Sì, è più giallo. Poi, sai, può essere l'anno, la... Sì, però insomma, Sì. il vermentino nostro è leggermente più Il nostro chiaro vermentino tende più al giallo pagliarino scarico, mentre invece questo ha già colori quasi dorati, comunque. Sì, se mi certo. passi il termine. Ha una bella limpidezza e lucentezza. Lo sentiamo al naso, anche tu. Già al naso ti accorgi che il nostro vermentino ha sentore di mare immediato, no? Quella salinità, che qua senti dopo. La prima cosa che ti colpisce in questo vino è il frutto. C'è della frutta gialla matura. Non so Quindi se le albicocche a cui facevi riferimento tu Sì, prima, la pesca la pesca gialla, la gialla. pesca gialla più che perché l'albicocca, perché l'albicocca ha un'aromaticità che qua non si Non si sente. sente questa. No, no, si sente la pesca gialla, si sente il fiore, eccetera. Questa è la tipicità. E poi che cosa? Assaggiamolo. Tu non assaggi. Certo, se no poi ti criticano. Che cos'ha questo vino? È più facile da bere, è più morbido del nostro, dei nostri vermentini. Hanno proprio questa Anche caratteristica. come retrogusto è diverso. Esatto, hanno un retrogusto diverso, sono più morbidi, più poi magari stanca di più, cioè magari all'inizio ti sembra più suadente, ti riempie la bocca molto di più, poi al secondo bicchiere, cioè al secondo sorso, mettiamo mangiando. Ti stanca un po' di più perché ha un'acidità meno spiccata rispetto ai nostri. Questa è È più proprio difficile da abbinare con i cibi questo che il nostro? una. No, diciamo che si abbina forse più a un primo che non a un antipasto. Questo un po' tipo il nostro pigallo. Ecco. Diciamo che questo fa un po' più il paio con un nostro pigallo da un punto di vista di abbinamento cibo. No, da un punto di vista organolettico e gustativo sono completamente diversi. Però completamente sono diversi. A che livello di gradazione arriviamo? Questo 13 gradi e mezzo credo che avesse. Questo è un 2015, il colore è anche dovuto a quello. Quindi 2 anni, Sì. Ma questo può durare molto di più? questi vini Si fatti bevono comunque in età giovane. in età giovane, ma questi qua, se uno va al ristorante e trova un ristorante che ha ancora dei 2015, non dica che sono vecchi. Anzi, li assaggi e anziché abbinarli con una cosa un po' più leggera, li abbini con qualcosa di più saporito e interessante e vedrà che avrà delle sorprese. Cioè, i nostri vini adesso, che sia del Levante o che siano i nostri, i 3 anni, addirittura 4, li fanno con grandissima forza. Poi, anni come il 2015, magari ne fanno 5-6, anni come il 2012, forse ne fanno meno, però dipende dal periodo, ecco. Il tuo miglior abbinamento cibo-vermentino? In che senso? Cosa preferisci mangiarci Su questo su qua? questo qua? Su questo qua, guarda, per rimanere. Io questo qua lo abbinerei con un piatto di spaghetti alla marinara. Tranquillo. Ai frutti di Sì, mare. ai frutti di mare, ovviamente senza pomodoro. Ecco. Secondo me con questa morbidezza, questa discreta acidità, va a sposarsi col coquillage in maniera straordinaria. Bene, abbiamo finito. Il nostro viaggio nelle terre vitivinicole del Levante termina qui. Ringraziamo come sempre Ivano Brunengo per la sua dotta lezione e voi per averci seguito, naturalmente. Vini di Liguria ritorna giovedì prossimo. Arrivederci.